Qual è la situazione della vostra famiglia? Sto chiamando la situazione per ora è un po' allarmante e sto diciamo comunicando poi questo fatto a livello personale che è da quasi 10 giorni che mia moglie è stata positiva, risultata positiva dal test questo rapido e secondo le procedure ministeriali dopo 3 giorni dovevano venire e constatare e accertare la positività con quello molecolare. A tutt'oggi, noi non sono passati 3 giorni, ma 10 giorni e non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Ho provato a contattare a tutti, anche all'ASPI, hanno dato dei numeri di telefono, Igiene Pubblica di Mazara, ma nessun risultato. Siamo abbandonati e stiamo subendo, penso io, ma come altre famiglie, delle situazioni, danni economici e anche psicologici. Perché mia moglie è risultata positiva, ma anche io e mio figlio siamo qua, mio figlio non va neanche a scuola, perché giustamente siamo messi noi pure in quarantena, e questa è una situazione allarmante. Il Covid sta dimostrando, sta mettendo in evidenza la situazione sanitaria carente che c'è a Mazara e in provincia di Trapani. Il mio problema sta nel fatto che non sono solo io, ci sono anche altri che vivono questa mia stessa situazione. E non siamo solo, non è solo un danno economico, ma anche psicologico, ma anche un danno, diciamo, siamo isolati, non c'è nessuno che ci può fare la spesa, quindi devono capire un po' anche questa situazione. L'ASPE mette solamente numeri e numeri solo ad allarmare la situazione, ma in questi numeri fanno parte molti cittadini che già risultano guariti, sicuramente perché sono passati i 10 giorni stabiliti dal CPM nazionale. E ancora non abbiamo nessun risultato. Benissimo, noi raccogliamo questo appello, ovviamente lo smistiamo a chi di competenza.